Scendiamo le scale, entriamo in diretta, video caldo della partita Bari-Cagliari 1-1, partita riacciuffata per fortuna con un rigore sacrosanto nel finale, decretato a favore del Bari. Antenucci sulla palla è stato freddissimo nel battere il portiere cagliaritano, per fortuna usciamo con un pari e chiaramente con un punto che muove la classifica, perché sinceramente giocare dalla quarto d'ora praticamente del 12 minuti del primo tempo per l'espulsione di Lapadula sarebbe stato veramente un oltraggio portare la partita in favore del Cagliari sul 1-0, perciò siamo stati bravi nel secondo tempo soprattutto a manovrare meglio il pallone, anche se il giro palla orizzontale era molto più articolato da parte del Bari. Adesso non so i dati sul possesso palla, ma chiaramente nella superiorità numerica il Bari è stato nel secondo tempo padrone del campo, del centrocampo, della tre quarti. Ci sono alcuni giocatori che magari ne parleremo nei video futuri per quanto riguarda il match nella sua globalità. Gli attaccanti sono venuti un po' a mancare quest'oggi, sia Esposito che Dira. Naturalmente quelli che sono entrati hanno dato il loro giusto contributo, chiaramente Mirko Antenucci siglato con freddezza il rigore nei minuti di recupero per l'1-1 finale, che devo dire è stato meritato. Guardando la partita della sua completezza, il Cagliari era passato in vantaggio nel secondo minuto del primo tempo con un'incornata di Lapadula che si è fatto e anche spellere nei primi minuti del secondo tempo, e devo dire che comunque la partita ha preso un'altra piega. Naturalmente il mister ha cercato di fare i cambi giusti per quanto riguarda la squadra, per quanto riguarda il centrocampo, la manovra si è svolta in maniera molto più pulita, le sovrapposizioni sulle fasce, anche se Dorval ne è entrato, sono entrati un po' tutti, Dorval, Molina, Schidler in attacco, che poi hanno portato naturalmente a proporsi in avanti in maniera più continuativa e quindi a creare molti più pericoli per il portiere del Cagliari. Devo dire che comunque a riprova della gara, per quanto riguarda le conclusioni in porta, sono state un po' scarne, voglio dire, sono state un po' assenti sia da parte dei rossoblu che da parte del Bari. Ci sono stati pochissimi tiri nello specchio della porta, se consideriamo poi quel colpo di testa di per quanto riguarda il Bari del centrocampista Benali, che ha sfiorato e allambito il palo. Non ci sono state tante occasioni nello specchio della porta degne di nota, perciò in questo video a caldo concludo dicendo, e uscendo dallo stadio come potete vedere alle mie spalle il flusso di gente che esce, dico semplicemente che un pari va più che bene, un pari muove la classifica, un pari contro una squadra importante che comunque si era chiusa comunque con 6-7 uomini, non parlo del famoso Pullman, però siamo più o meno a quei livelli, voluti naturalmente anche dalla inferiorità numerica da parte dei sardi, perciò il Bari ha meritato nel secondo tempo il pari, ma credo che globalmente osservando questa partita ritengo assolutamente opportuno il risultato del pareggio, perché le due squadre praticamente si sono annullate nel gioco e nella prestazione, quindi direi che escono con un punto a testa che fa classifica per ambedue le squadre in questo rush finale della seconda tornata di campionato del girone di ritorno. Perciò io con questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, in serata uscirà il vlog naturalmente di questa partita, e vi auguro un buon sabato sera a tutti quanti voi, comunque un buon weekend. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni contenuto video e sul vlog che uscirà naturalmente questa sera, sempre alle Bari Alle, sempre. E vi do appuntamento ai prossimi video. Commentate, fatemi sapere cosa ne pensate.
di questo pareggio per una rete a 1 tra Bari e Cagliari, la Padula ed Antenucci marcatori. Un saluto a tutti quanti voi dalla mitica nostra astronave accesa dietro di me. Ciao a tutti.